Grandi Zanne EX è una di quelle carte che mi piacciono veramente tanto. Tanti punti salute, tanti danni, un Pokémon veramente figo. Quando era stato rivelato, in realtà io avevo fatto anche poi dei video in cui parlavo delle carte di quell'espansione, dicevo, ma secondo me potrebbe essere competitivo, vedremo poi nella pratica. In realtà al momento non lo sta giocando nessuno. Però mi sono detto, io voglio trovare un modo per farlo funzionare bene. In questo video vedrete un modo per far funzionare bene questa carta. Questo mazzo ha tutto l'aspetto di un mazzo Lugia Archeops, direi che la maggior parte delle carte sono le stesse, ma in realtà ha alcune importanti differenze che sono quelle che permettono poi di giocare Grandi Zanne EX e di giocarlo anche in maniera molto efficace. È un mazzo che non so se considererei competitivo, nel senso, senz'altro se lo portare a un torneo potrei vincere delle partite, anche perché comunque Lugia è un mazzo forte, però non credo che sia meglio di un Lugia classico. È un mazzo anche a prova di rotazione, perché sì, ruota una carta abbastanza importante, aspetto a dirvi quale perché non voglio farvi spoiler, però tutto sommato il mazzo si può giocare anche dopo la rotazione, quindi se Grandi Zanne EX è una carta che vi piace tantissimo, io vi consiglio di provare a costruire questo mazzo, perché secondo me, poi essendo una carta a tempo passato, più passa il tempo e più usciranno carte che andranno ad arricchire questa meccanica e quindi potrebbe anche diventare ancora più forte di quanto non è adesso. Cominciamo. Grandi Zanne EX è un Pokémon base con 250 punti salute e già potremmo fermarci qua e essere molto contenti di questo bellissimo Pokémon. Però in realtà non ci fermiamo qua, perché ci sono un sacco di cose interessanti in questa carta. Il suo attacco, il suo unico attacco, fa ben 260 danni e non ha effetti negativi. Cioè, semplicemente, sono danni non influenzati da effetti presenti sul Pokémon attivo dell'avversario. Quindi possiamo anche attaccare tranquillamente Mimikyu, per esempio. O, che ne so, anche Gudraviastro. 4 costi di ritirata, ma fa niente, giochiamo 4 Jet Energy. Resistenza, cioè debolezza psico, pazienza, tanto comunque ormai i Pokémon si mettono capo abbastanza facilmente in un solo attacco. C'è però un piccolo problemino, che è l'abilità, che è effettivamente l'unico grosso punto debole di questo Pokémon. Una volta per turno, dopo il tuo attacco, se questo Pokémon è in posizione attiva, scarta le prime 5 carte del tuo mazzo. Quindi diciamo che la lista che avrete adesso è tutta post rotazione. L'unica carta che non è post rotazione, piccolo dettaglio, è il Sentiero Biancacima, con cui noi togliamo questa abilità. Ora, questo mazzo si può tranquillamente giocare anche post rotazione. Semplicemente state attenti a non attaccare soltanto con Grandi Zanne tutta la partita, perché sennò dopo 4 attacchi vi siete millati di 20 carte. E poi, nel senso, questo è un mazzo che comunque si assegna un sacco di risorse. I Pokémon li prendi subito, magari scarti carte che non... Non è che scartare 5 carte vuol dire perdere la partita, ma neanche 10, magari 15 sì, però comunque, cioè è un mazzo che funziona anche senza volendo il Sentiero Biancacima, però ecco, pre-rotazione è senz'altro più forte grazie a questa carta. Comunque, com'è che funziona? Perché qual è il problema? Cioè, comunque, questo Grandi Zanne vuole 4 energie. Si potrebbe giocare con Baxcalibur, anche se ho provato a costruire una lista ma non mi convinceva molto. Secondo me il modo più comodo per settarlo è utilizzare Lugia, con cui col suo potere Viastro settiamo 2 Archeops, con cui assegniamo 3 energie speciali. E poi l'energia lotta possiamo assegnarla solamente come energia base, in questo caso invece la assegniamo, ne abbiamo 2, con 2 anfore terrestri, quindi sono 4 modi per prenderle, riusciamo sempre comunque ad averla quando ci serve. Per il resto niente, Lugia comunque è anche un ottimo attaccante, tenete presente che l'unica carta stadio che giochiamo è il Sentiero Biancacima, e quindi se becchiamo un mazzo e gioca il Sentiero Biancacima, rischiamo veramente di non poter mai utilizzare il potere Viastro di Lugia, e quindi diventa importante fare l'attacco di Lugia per scartare la carta stadio. Mi raccomando, non giocate il Sentiero Biancacima prima di aver utilizzato il potere Viastro di Lugia, a meno che in alcune situazioni particolari, che ne so, siete contro un mazzo che sapete che gioca tante carte stadio, che lo rallentate, che cercherà di togliere il Sentiero Biancacima, perché se il vostro avversario sa che voi non avete altre carte, cioè che noi non abbiamo nessun'altra carta stadio nel mazzo, potrebbe far apposta lasciarla in gioco. E ti voglio vedere a caricare Lugia e Grandi Zanne manualmente, quindi mi raccomando, sembra un meme, però stiamo attenti a questa cosa. Per il resto, ma niente, sono le solite cose del mazzo Lugia. 2 Snorlax, che è comunque un buon attaccante da un premio contro i mazzi contro cui non vogliamo usare attaccanti da 2 premi, se ne potrebbe giocare anche uno solo, non lo uso spessissimo. Un Luminio che comunque aiuta a trovare le carte di aiuto che ci servono. E per le carte allenatore ne gioco un po' di più di Peschini rispetto al solito, rispetto al classico mazzo Lugia. Abbiamo 4 Kissara e 3 Cieca Accademica. Perché tutte queste Kissara? Perché tutto sommato questo è un mazzo con 4 Sentieri Biancacima. Quindi alla fine partita mettiamo davanti il nostro Grandi Zanne, gli assegniamo magari una capsula energetica tempo passato per avere 60 punti salute in più, Kissara, Sentiero Biancacima, 260 danni ogni turno e il nostro avversario magari solamente un paio di carte in mano.
e basta. Per il resto le energie, vabbè, sono le solite del mazzo Lugia, quindi turbo doppia importantissima, energia jet importantissima, è l'unico modo che abbiamo per ritirare. Energia regalo molto importante per riuscire a pescare tanto anche dopo che ci fanno Kissara. Un'energia difesa V perché è sempre comoda rassegnare a Lugia in alcuni casi, per esempio contro Giratina. Un'energia terapeutica rassegnare a Snorlax per evitare che appunto rimanga addormentato, che non possiamo attaccare. E poi naturalmente le energie lotta, che sono quelle che ci servono per attaccare con grandi zanne, perché sennò non possiamo attaccare. Ragazzi, questo è un modo. Allora, secondo me questo mazzo non è più forte del mazzo Lugia classico, e dopo la rotazione probabilmente la versione con Cincino sarà comunque più forte di questa qua. Però, visto Grandi Zanne EX, per quanto mi riguarda è una carta bellissima e mi piace un sacco, stavo ragionando sul modo migliore per farla funzionare, e secondo me questo è il modo più efficiente per farla funzionare. Quindi, voi comunque, fatemi sapere cosa pensate di questo mazzo qua. Adesso ci sono un po' di partite, sono molto divertenti, quindi poi fatemi sapere anche se vi sono piaciute le partite. E niente, ragazzi, buona visione. Comincia il mio avversario e vedo che sta giocando un bel Charizard. Gran bel mazzo. Uno dei migliori del momento, uno dei migliori dopo la rotazione, forse il migliore dopo la rotazione. Vediamo cosa riusciremo a fare io con il mio Lugia e con il mio Grandi Zanne. Non è un matchup che considererei positivo, perché comunque non c'è, cioè, Grandi Zanne può mettere KO praticamente qualsiasi Pokémon, Charizard è una delle pochissime eccezioni. Però è anche vero che non è nemmeno troppo semplice neanche per Charizard mettere KO Grandi Zanne, quindi questo scambio di due attacchi a testa potrebbe essere una cosa abbastanza reciproca. Comunque adesso vediamo, farà molto anche il settaggio, la mia mano non è affatto male. Questo sentiero Biancacima tra l'altro non mi dispiace, io quasi quasi lo giocherei per provare a rallentarlo, che è che anche a me serve che non ci sia sentiero Biancacima in gioco. Però è importante che anche lui... cioè che anche lui abbia l'abilità. Adesso diamo un'occhiata. Mancano un po' di carte aiuto, qualcosina manca. Altri tre sentieri Biancacima. Le energie, vediamo un po' com'è la situazione. Ok, in mano non ne ho. C'è qualcosina nei premi, però tutto sommato non è male. Direi Ultra Ball, scartando sicuramente boss e un Ultra Ball. Oppure scarto il sentiero Biancacima. No, facciamo. Potrei prendere un altro Pokémon. Ha senso prendere un altro Pokémon. Dai, obblighiamolo a togliere un sentiero Biancacima. Così almeno fa più fatica a togliermeli dopo. Alla lunga, secondo me, questo potrebbe fare la differenza. Ne ho trovato un altro, tra l'altro. Mettiamo comunque un altro Lugia. Potrei mettere un Geturbo doppia Lugia. Sì, non vedo perché no. E per ora basta così. La mia mano va benissimo. Ovviamente io sto andando per scontato che il mio avversario riuscirà a togliere sentiero Biancacima, se no sono fermo anch'io. Però mi va bene così. Charizard è un mazzo che ha tanti modi per toglierlo, e io voglio soltanto fare in modo che lui non abbia una partenza troppo esplosiva, obbligandolo a usare alcune risorse per togliere questo stadio. Perché a un certo punto della partita potrò fare sentiero Biancacima Kissara e provare a bloccarlo, ed è una cosa importante. Sta usando la caramella rara? Per Pidgeot, va bene. Ci sono quei mazzi che puntano a fare sentiero Biancacima per bloccare Charizard, e poi Charizard ha sempre modo per toglierlo. Adesso che io voglio che lo tolga, non dirmi che lo sto bloccando. Ok, eccoci qua. Tutto secondo i piani. Poi magari posso prendere anche un altro Snorlax, già che ci sono. E poi adesso vediamo. Comunque io gli Arcops li ho già scartati. Vediamo un po' come iniziare a giocare. Ho anche un boss che potrebbe essere carino da usare, magari su Rotom, prima che lo scarti con Macerie dello Stadio, così pesco due premi facili. Peccato che Pidgeotto è per resistenza lotta. Non lo metterei KO lo stesso, perché sono 260 danni che faccio, però comunque, uffa. Chissà quando stamperanno delle energie specifiche per i Pokémon tempo futuro e tempo passato. Secondo me, se lo faranno, e me lo auguro fortemente,
Lugia tornerà a essere un mazzo proprio eccezionale, che già dopo la rotazione a quanto pare lo sarà. Avete visto che Fukuoka l'ha vinto un mazzo a Lugia, però secondo me con le energie tempo passato tempo futuro, mamma mia. Il mio avversario che cosa prende? Giocando un po' lentamente, non so se è una situazione delicata, se ha problemi di connessione, però dai, su su. Ecco che arriva Pepe, con cui prenderà, boh, sigillo forestale, caramella rara, qualcosa del genere. E dovrebbe arrivare un primo KO su Snorlax. Che mi va bene. Tra l'altro premi dispari, così facendo. Mi va benissimo. Eccolo lì. Caramella rara, ok, quindi aveva già Charizard. Mi aspetto due energie su Charizard senz'altro e l'altra o prepara già l'altro Charmeleon o magari su Mew. Ok, sì, entrambe le opzioni erano valide. Ecco che arriva Charizard e fa il suo primo KO molto semplice. Va bene. Sigillo forestale quindi l'ha tenuto in mano, eh. Attenzione perché mi sa che adesso ti metto KO Rotom così non puoi usare sigillo forestale. Ha ha ha. Allora, evolviamo. Usiamo lo Stasones. Anche se in realtà mi sa che Snorlax è più saggio non giocarlo dopo questo KO. Sì. Allora, cosa voglio? Allora, sicuramente usiamo il potere viastro di Lugia. E fin qua non abbiamo due. Ne avevo scartato uno solo. Ero convinto, era la partita prima, ne avevo scartato i due. No, ma dai. No, che errore stupido. Ho detto, non sto neanche a controllare perché sono sicuro che ne scartare i due. Ne avevo scartato uno solo. Oh mamma mia. Vabbè, vediamo se riesco comunque a vincere. È proprio un errore stupido sto qua. Sono un po' stanchino oggi. Oggi sto girando il video in maniera un po' più stanca, devo dire. Facciamo boss su Rotom, approfittiamone subito. Poi questo usiamolo. Questo non si prende per il prossimo turno, perché adesso voglio usare sentiero biancacima. Sì, facciamo così. Ah, cavoli. Magari una Kissara. Usiamo Archeops per mettere, direi, un'energia regalo, senz'altro. E magari un'energia terapeutica. Facciamo così. Energia regalo la metterei anche su Lugia. Giocherei a sentiero biancacima e farei questi 200 danni giusti giusti per il KO. Cavoli raga. È un Archeops è poco. Già il matchup non è semplice. Con un Archeops è veramente troppo poco. Adesso vediamo se riesco comunque a vincerla. Perché cos'è che avrei fatto in alternativa? Avrei usato Lumineon per prendere Ricerca Accademica, con cui scartare l'Archeops che avrei preso con Ultra Ball, visto che con Catrolomo ho preso Lumineon. Quindi non avrei fatto boss, avrei semplicemente scartato tutto e danneggiato questo Charizard, che ci stava lo stesso, ci stava comunque come mossa, però un Archeops è poco. È veramente poco. Tra l'altro lui ha premi dispari. Se adesso dovesse riuscire a fare boss KO quell'Archeops, che è una mossa che io personalmente farei se potessi, potrebbe essere un problema. Comunque vediamo. Magari adesso comunque lo blocco un attimo col sentiero biancacima. Si limita a farmi un po' di danni su Lugia. Io intanto riesco con calma a caricare altri attaccanti. Però ecco, questo Grandizzane sarà difficile caricarlo adesso.
Cioè, beh, in realtà neanche troppo, perché se non è già turbo doppia è un'altra energia e non è già lotta dalla mano. Quindi comunque con un Archeops lo carico. Vediamo, dai, vediamo. Vorrei aspettare a concedere, perché in casi come questi magari uno dice, vabbè, concedo, ho sbagliato e basta. Però, metti che fossimo a un torneo in real e io fossi un regionale e sto giocando il mio Lugia Grandi Zanne. Raga, non voglio rinunciare a questa partita per questa svista. Poi, se dovessi capire che sto perdendo, allora meglio concederla, perché appunto ci sono i 50 minuti nei tornei in real. E non ha senso perdere 25 minuti in una partita che sai già che hai perso. Però in questo momento non ho perso. Cioè, è ancora presto per dirlo. Attenzione, guarda che lo sta facendo davvero. Ah, hai preso Lugia invece. Ok. A me va benissimo questa cosa. Tra l'altro mi fa anche pescare delle carte perché le ho messo l'energia regalo apposta. Ci sta. Va bene. Tra l'altro ho Kissara, che ho preso prima volutamente. Allora, giochiamo subito Grandi Zanne, che sarà il mio prossimo attaccante. Assegniamo la Tool, questa cosa va benissimo. Sto pensando se voglio usare l'Ultra Ball per qualcosa, ma non penso. Magari posso mettere un'energia regalo. Sì, se non dovessi pescare un'energia sarebbe una cosa piuttosto antipatica. Non penso che vincerò comunque. Pescato l'energia lotta, tra l'altro, proprio l'energia che mi serviva. Però beh, pazienza, adesso comunque questa energia la assegniamo lo stesso. Metto l'energia difesa V, chi se ne frega. E magari un'energia jet. Così questo è pronto, poi metto l'energia lotta ed è pronto ad attaccare. Cattura Roma, non vedo motivi per cui non usarlo. Continuiamo a guardare questi Archeops che non dovrebbero essere nel mazzo. 200 danni. Adesso vediamo il mio avversario che cosa fa. Vediamo se un pochettino rimane bloccato. Perché prima comunque cioè, è rimasto bloccato ma ha fatto Countercatcher che non è mica male. Io devo vincere in tre attacchi. E mi sa che lui più o meno... Allora, lui adesso fa un attacco su Lugia. Un altro su Lugia. E poi boss. Quindi anche lui vince in tre attacchi, però il primo di questi tre attacchi lo fa lui. Quindi in questo momento io perdo di un turno. Però posso provare a bloccarlo usando Kissara nel momento in cui lui vorrà usare boss. Ecco, questa sarà una mossa secondo me un po' avventata. Cioè, forse no. No, più che altro ha fatto boss subito. Però poi io posso switchare l'attaccante. Però Lugia 280. Dovrei settare un altro Grandi Zanne. Per vincere devo settare un altro. Perché adesso io. Lui farà 300 danni dopo questo KO. Quindi se io riesco a settare un altro Grandi Zanne, potrei anche vincere la partita. Se non riesco, invece no. Dai, mi serve un Pokémon base. Croce non mi ricordo mai. Ok, sì, era giusto. Ok, Grandi Zanne. L'altra tool so che c'è perché l'ho vista nel mazzo prima. E ho in mano Kissara per dopo, tra l'altro, anche se pescherò pochissimo io. È abbastanza indifferente qui in realtà, eh. Allora, lui non ha ancora l'altro Charizard, quindi vediamo. Potrebbe, se non dovesse settare Charizard adesso, molte cose potrebbero cambiare. Forse mancava un'energia lotta, no, l'ho vista prima. Ok, tante carte aiuto. Ha messo Mew e lui vuole togliere la stadio adesso. Se adesso lui setta Charizard, mi danneggia Grandi Zanne. Allora, dando per scontato che non faccia ancora boss, cosa che in realtà è possibilissima, eh. Ma se non dovesse fare ancora boss in questo turno, io al prossimo turno posso provare a inventarmi qualcosa. E il problema è che mi serve l'energia lotta e la tool. Quindi in realtà non posso usare Kissara.
Devo giocare Sentiero Biancacima, fare ricerca accademica, trovare tutto quello che mi manca. E sperare che lui non faccia boss ancora. Boss è nato uno e un countercatcher. Penso che di boss ce ne siano ancora almeno due. Il mazzo è bello gonfio, eh. Ora, il fatto di aver giocato un solo Archeops alla fine non ha fatto nessuna differenza. Cioè, la mia partita, se la vinco o se la perdo, non c'entra assolutamente il fatto che io abbia messo soltanto un Archeops. Quindi sono contento perché questo misplay, perché è stato proprio un misplay, una svista questa qua, non è stata una scelta che ho fatto e che poi sarà sbagliata, è stata proprio una svista questa qua, non ha influito sulla partita. Perché non mi sono mai ritrovato a non poter attaccare con chi volevo perché mi mancavano le energie. Quindi, se non altro, la partita va bene, cioè, se, a prescindere da come finisca, questa svista qua non ha avuto un impatto. Vediamo adesso, però. Non ho visto cosa ha preso, cavolo, non ci ho fatto caso. Ci ho messo un po' a pensare e non ho visto. Charizard, ok, purtroppo è arrivato. Ah, ok, Super Armor, mi scatola l'energia fuoco. Gli manca l'energia, no, ce l'ha. Però devi ritirare. Wow. Allora, io potrei usare Kissara e dargli una sola carta. Fare il KO, però poi perdere il boss. Oppure posso fare boss qui, danneggiarlo. E se lui non ha boss, ho vinto. Sicuramente assegniamo altre energie. Queste cose le assegno tutte, così sfoltisco un po' il mazzo. Vediamo un po' cosa è rimasto nel mazzo di interessante. Due anfore, la capsula energia, tutte le carte che mi servono. Se uso ricerca accademica adesso, setto un altro grandi zanne, anche se non mi serve. Assegniamole. Io le assegno comunque tutte, tanto chi se ne frega. Sto pensando se voglio usare boss. Se voglio usare. Perché se uso Kissara, perdo il boss. E rischio di dover fare un attacco in più per vincere. No, non posso usare Kissara adesso. Potrei usare boss su Charizard. Oppure potrei non fare nulla e fare un attacco adesso e boss dopo. Io attacco Charizard. Vuol dire che se lui non ha il boss, ha perso. Non sono sicuro se è la mossa giusta, eh. Non penso che qui ci fosse una mossa giusta. Qui c'erano varie opzioni e. Qui c'erano varie opzioni. Perché lui magari il boss ce l'aveva, ma gli mancava l'energia per ritirare Mew. Quindi io non so adesso che cosa ha in mano lui. Perché prima gli servivano energia e boss. Quindi, se aveva in mano una sola di queste carte, non aveva senso giocare anche l'altra. Quindi può darsi che lui si sia tenuto in mano il boss. Oppure magari non se l'è tenuto in mano perché non ce l'aveva proprio. E magari l'energia invece ce l'aveva per mio. Sta ritirando. Non me l'aspettavo. Io avrei ancora un boss, però nel mazzo mi sembra averlo visto, però dovrei pescarlo. Allora, interessante questa mossa. Se lui non dovesse assegnare energia adesso, vuol dire che per un turno non potrà attaccare comunque. E quindi io posso fare ricerca accademica e trovare quello che mi serve. Carmella la fa niente. Quello che conta è che lui non assegni in questo. Ok, anche questa è un'altra valida opzione. Non deve assegnare dalla mano adesso. E qui Grandi Zanne fa la differenza perché per 10 danni lui non può mettermi KO, quindi è obbligato a trovare il boss. O anche un eventuale aspiratore perduto che dovrebbe giocare in teoria. Sì, dovrebbe giocarlo perché comunque Charizard lo gioca, quindi anche quella è un'opzione con cui vincere. Anziché togliere la status, ok, non ha segnato. Caramelle rare quante ne ha usate però? Soltanto due, io ho pescato Lugia. Io potrei scartare tutto. E che usare Kissara adesso, davvero, significa che io gli faccio vedere due carte in più, anziché una in più. Quindi
Però lui potrebbe. Come fa a fare Candy Charizard? Però se vede due carte basta. No, io uso Kissara. Io uso Kissara. Perché non ci credo che lui riesca a fare Candy Charizard con due carte in mano e gli metto KO Mew. Adesso non gli basta più il boss adesso. Ok, io ho pescato malissimo, però ci stava, purtroppo me l'aspettavo. Anche questa che ho fatto è una mossa che potrebbe essere un po' discutibile. Adesso lui potrebbe lasciare attivo Pidgeot per prendersi un altro turno. Invece il quarto boss era nei premi, non avevo visto bene. È meglio così. Ha messo Pidgeot. Vediamo adesso, ha due carte in mano soltanto. Potrebbe uscirne, però guardate quante carte ha nel mazzo. Io in questo momento ho vinto. Quindi vediamo che se lui non fa niente adesso, io ho vinto. Che partita, mamma mia. Non mi aspettavo, sarebbe uscita fuori una partita del genere. Che tensione. E no, hai messo tipo PG. Mi manca un premio a me. Mi ha regalato la vittoria. Pensava che mi mancassero due premi. Avrei vinto lo stesso, avevo il boss in mano. Vabbè, si è confuso. Wow. Questa partita è stata molto più bella di quella che mi aspettassi. Sarà uno spettacolo. Guardate quanti danni. Raga, Grandizan EX e ha battuto Charizard. Comincia il mio avversario, che vedo che gioca Cien Pao. Mazzo bello impegnativo da gestire. Con eroe ferreo, questa mia nuova. Ok, allora non dico altro, non so che mazzo sto sfidando. Evidentemente non è un classico Cien Pao. Cioè magari sì e gioca semplicemente un eroe ferreo. Però se dovessi azzardare, secondo me è un mazzo un po' diverso. Comunque vabbè, è partito molto tranquillo. E io mi sa che Kissara la usa come. Prendiamo già un Grandizan, va? Cosa meno è in gioco? Peccato per l'anfora, però devo far così. Ecco, adesso non pesco più carte aiuto, l'ho messo tutto in fondo al mazzo. Ok, dai, molto bene. Dai, un bel Archeops, così lo scarto. Su, su, su. Croce, cos'è che è? Oh, raga, non riesco a ricordarmi mai il Cattura Roma. Ovviamente. Sai che prendo un Luminion per dopo. Sì, dai, tanto non ho urgenza di prendere altri Pokémon base per ora. E... No, dai, mettiamo l'energia Jet, perché vorrei davvero tanto attaccare con Lugia al prossimo turno. Potrei usare Ultra Ball di Minor Ball e Turbo Doppia, prendere un Archeops, scartarlo, usa meno uno c'è, e il prossimo turno devo preoccuparmi di scartarne uno solo. Magari se ne pesco uno adesso, poi con Luminium prendo Cerca Accademica e sono a posto. Eccoci qua. Esattamente. Proprio quello che volevo. Vediamo adesso cosa fa il mio avversario, però. Perché non so ancora che mazzo gioca. Vi dirò. Vedo eroe ferreo, penso a Fune di Fuga. Guardo il mio campo e vedo che c'è solamente un Grandizan in panchina. Condivido esperienza. Ok, è un mazzo decisamente particolare. Non ho ancora capito. Cioè, si è ancora visto troppo poco, secondo me, per capire effettivamente cosa sto sfidando. Switch, torna Cien Pao, ora può fare 120 danni. Ricerca accademica. Ah, ho visto... C'era mica due... Non ho preso due energie prima. Dove è finita l'altra? Solamente un... Ah, no, gli ho fatto Kissara, ok. Ok, quindi c'è anche Palkia. Ok, quindi è un Palkia eroe ferreo. Ok, ho capito. Conosco questo mazzo. L'avevo visto tempo fa, era uno dei modi per giocare eroe ferreo. Molto carino, tra l'altro. Credo che non sia partito molto bene. Però ho capito che mazzo è adesso. E non è un mazzo che mi spaventa molto. Vediamo se fa 120 danni oppure no. Io in ogni caso in questo momento, il prossimo turno, sono abbastanza tranquillo perché pesco due premi senza problemi.
Ok, mi sta attaccando, quindi scarta anche un po' di energia, così può usare il potere di Astro di Palkia. Anfora terrestre. E così mi fai venire voglia di scartare così Archeops e di aspettare a usare Luminion, o di usare addirittura Luminion per un boss su Palkia. Sinceramente, io ti dirò, mi sa che è proprio questo che ho intenzione di fare. Perché mettere KO Palkia significa che il mio avversario in questo momento starà fermo un turno, come minimo. Vi dirò. Ok, che poi non pesco nulla. Però io comunque sono settato, eh. Cioè, anche se non pesco niente, faccio un po' quello che voglio adesso. Sono 220 danni precisi su quel Palkia. Lui non potrà fare danni. Bello, mi piace. Questa giocata mi piace molto. Energia regalo, senz'altro. Anche energia difesa V, perché no? E ora con l'altro Archeos mettiamo, boh, adesso vediamo che energia, magari energia terapeutica, se non è nei premi, no, eccola qua. Sì, tanto Snorlax non dovrebbe servirmi in questo matchup, visto che sono tutti Pokémon grossi. 220, ma io ti scarto pure la carta stadio, oltretutto. Io te la scarto anche, caro mio avversario. E prima che tu possa usare Palkia via Astro, io... Guarda, ragazzi, vi giuro, stavo per dire. Prima che tu possa usare Palkia via Astro, io ti faccio sentire Biancacima chi sarà. Ne ho pescato queste due carte premio. Ecco che arriva l'altro Palkia. Poi chiaramente è una chissara da 6, quindi probabilmente non cambierà moltissimo. Però... intanto, io al prossimo turno pesco altri due premi. Quindi quando lui inizierà a fare quello che deve fare, io avrò pescato altri due premi. E poi quando voglio potrò scomodare Grandi Zanne e fare 260 danni ogni turno con grandissima facilità. Anzi, magari già al prossimo turno lo faccio. Almeno non gli concedo neanche un KO su questo Lugia, che il turno dopo riuscirebbe a farlo. Energia su Palkia. Kissara. Uffa, per risentire Biancacima più che altro. Però devo dire che la mano che ho pescato non è niente male. Aspettatore perduto per la mia tool, uffa, ma adesso me ne riprendo un'altra, ne gioco due apposta. Lui in questo momento ha 4 tool in gioco. Condividere esperienza è una carta veramente forte, eh? Non viene giocata tanto, ma è davvero forte. Beh, qua ho due premi proprio regalati. Allora, sto pensando un po' alla... Prima assegniamo le energie, carichiamo grandi zanne, così evito di pescarne troppe. Un'energia regalo senz'altro e turbo doppia. 240, 260, sì, non fa una differenza, quindi ottimizziamo la distribuzione delle energie. Poi, grande magazzino, con cui prendo questa bellissima tool. E la rimetto subito, come se non fosse cambiato assolutamente niente. E scarto queste carte che non mi servono. Potevo togliere l'energia lotta dal mazzo, che comunque non penso che mi servirà. Però vabbè. Mettere energia in più non credo che abbia senso. Un Lugia V in realtà potevo anche giocarlo. Non fa niente. Faccio 220 danni, metto KO questo Cienpao e gli scarto la stadio. Ora questo Lugia andrà KO, però nel frattempo io dovrei riuscire a trovare un sentiero Biancacima e inizia... Ah, ok. Ne avevo 3 nei premi, benissimo. Cioè, però non mi serviva grandi zanne, quindi non mi ero neanche preoccupato di dire ok, vabbè, vediamo quanti sono. Tanto alla fine, quando ne hai 4, una volta che ne hai 2 nel mazzo, bene o male li peschi, ho solo 20 carte nel mazzo. Effettivamente non li stavo pescando e per quanto ne so ce n'è ancora uno nelle carte premio. Vediamo adesso, adesso è un momento un po' decisivo. In realtà io con un boss vinco la partita, però al momento il boss non ce l'ho.
pur avendone ancora 3 nel mazzo. Qui volendo avrei potuto. Sì, allora, ecco una cosa che non ho fatto e che avrei dovuto fare sicuramente, era assegnare un'energia, usare il cattura Roma, usare Ultabull e togliere un po' di carte inutili dalla mano, così adesso quando vado KO avrei pescato delle carte con l'energia regalo, mentre così non pesco nulla. Magari avrei pescato il boss e avrei vinto il turno dopo. Adesso vabbè, vinco il turno dopo ancora. Però ecco, così non sto pescando neanche una carta. Ok, mandiamo Grandi Zanne che per 20 danni non chiude qui la partita, ma io pesco il boss perché sono fortissimo e quindi la partita la chiudiamo comunque molto in fretta. Vabbè, l'avrei vinta comunque anche senza questo top deck elegante. Guarda, non sto nemmeno a giocare a Sentiero Biancacima, non lo gioco neanche. Post rotation, ragazzi, siete a Sentiero Biancacima. Molto molto forte, molto forte, che bel mazzo. Veramente, a me i Pokémon grossi che fanno tanti danni mi piacciono un sacco. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è un mazzo che io trovo davvero tanto divertente. Come vi dicevo inizio video, non lo ritengo competitivo. Non penso che sia il modo migliore di giocare Lugia questo. Forse è il modo migliore per giocare Grandi Zanne, quello sì. Dopo la rotazione perdiamo soltanto il Sentiero Biancacima, che è una perdita abbastanza grossa, però non troppo, perché fa paura l'idea di scartare tutte queste carte. Però è anche vero che questo è un mazzo che attacca con Lugia e potenzialmente con un sacco di altri attaccanti. Noi potremmo giocare anche un solo Grandi Zanne, giocarlo a fine partita con la capsula tempo passato, giochiamo Kissara e piazziamo davanti questo Pokémon da 310 punti salute che fa 260 danni. Ci facciamo due attacchi? Scartiamo 10 carte? Pazienza, non significa per forza perdere la partita. Naturalmente, se sappiamo che invece ci sono delle risorse importanti nel mazzo e ci servono, stiamo attenti perché potrebbe essere un problema. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo mazzo. Io ci tenevo a portare questa carta sul canale e devo dire che sono soddisfatto di questo mazzo, mi è veramente piaciuto tanto. Ragazzi, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!